Barbara. Cognome? De Fraia. Data di nascita? 13/7/1974. Professione? Assistente sociale. Segni particolari? Equilibrata. Oh, equilibratissima. Oh, oh. Buongiorno, ha Barbara. L'aggettivo, eh? E buona festa della Repubblica, ovviamente. Grazie anche a voi. Grazie. Ha visto, no, nella professione scritto sì, assistente sociale. E lei stamattina perché è qui, lo sa? No. Glielo dico io. È qui per lei. Dunque, in qualche maniera, beh, io dovevo far sì, incontrare lei che è sulla via del tramonto, no, a una persona che potrebbe prendersi cura, appunto. Non del tramonto. Non sei qui per lui, mi sa, ho vero? Qualche stagione in più rispetto alla media, però anche le stagioni in certi contesti danno profumo, pace, gioia e passione. Ma che cosa sta dicendo? Ma, io, ma che cosa ha detto? Cioè, quella, la super cazzo sì, sta facendo. No. Barbara è qui non perché è presidente di un'associazione ASD Equitazione Speciale. Lei non so se sì, a cavallo cavalcato, ma stai scherzando. Quante cavalle ho cavalcato? Perfetto. Non è questo l'ambito. No. Non è questo. Ma non c'è stato un equivoco. Non lo so. Scusami, diletta Barbara, perdonami l'equivoco. L'ambito è un po' più serio, anzi direi certamente più serio. Innanzitutto parte dalla passione. Passione sì, per proprio i cavalli, no? Assolutamente da, sì. Da quanti anni è che tu comunque o hai o vai a cavallo? Allora, cavallo purtroppo non da tantissimo, una decina d'anni, okay, nel senso che è un'attività abbastanza costosa, quindi ho potuto permettermi di dedicarmi a questo una volta che ho iniziato a lavorare. Però diciamo che ho unito le due passioni, disabilità e passione per i cavalli, e ho potuto aprire questa associazione. Non è la prima volta che parliamo di questo sì, tipo di temi, in realtà forse credo sia la seconda, per la essere seconda, precisi, seconda. Questo per sostenere quanto comunque ci sia nell'operare e nell'impresa anche la volontà di mettersi in gioco per sostenere gli altri, perché tu fai l'assistente sociale, quindi credo che già nella principale attività abbia riscontrato quanto ci sia bisogno di aiutarsi sì, in qualche maniera. Che cosa fai con questa associazione? Cioè, da quanto esiste? Dal 2010, allora, se sì, non sbaglio. Sì, esatto. Anche se noi operatori siamo qualificati da più tempo e abbiamo fatto diversi tirocini per diversi anni, anche attraverso altre associazioni che ci hanno sostenuto, sempre che si occupavano di ipoterapia, ufficialmente autonomi siamo dal 2010. 2013. Si sì, vedi che ha bisogno dell'assistente sociale, beh, perché comincia a rimbambirsi. Quello è Torino. Non solo Torino. Sente bene, sì, no, ma non è solo quello il fatto. Fattora. Questa è solo di, una porzione di mitigare questo. È una porzione di quello che lei ha comunque in decadenza, no, partendo no, dall'udito. Seguendo con molta. Quindi chi viene ad affacciarsi ad un servizio che appunto voi fornite? Disabili principalmente o non solo? Non solo. Allora, i disabili, noi facciamo equitazione ludico-ricreativa, quindi non ci occupiamo di riabilitazione equestre. Per cui la tipologia di allievi che abbiamo hanno delle problematiche fisico-psichiche. Stiamo vedendo delle vediamo i nostri ragazzi. E quindi disabilità fisico-psichico e sensoriali. Però comunque abbiamo anche una scuola pony che permette a tutti i bambini, ragazzi, ma anche adulti di avvicinarsi al mondo dei cavalli e di imparare insomma l'equitazione di base. Ecco, queste sono le attività che in qualche maniera fate, sì, i ragazzi che vengono sono tutti supportati ovviamente da operatori. Sì, qualificati. Fanno anche esercizi fisici, vedo. Sì, no? Assolutamente sì, perché comunque diciamo che la finalità è quella di divertirsi. Beh, certo. Però per potersi divertire sul cavallo devono anche acquisire delle competenze di equilibrio, di concentrazione. Ma cosa risolve l'ipoterapia? Io adesso faccio questa domanda... Da ovviamente esterno, no? Sì. Uno guarda queste immagini, vede che questa ragazza evidentemente sta bene, non so che tipo di problemi sì, abbia, sembra allegra, però anche serena, sta bene da un punto di cosa... vista non sì, tanto psicofisico, perché non potrei capirlo, sta bene nel senso nel contesto dove è messa, insomma si sta divertendo, sì. Ma cosa risolve? Ecco, questo esercizio di per esempio prendere questi di equilibrio, perché sembra semplice staccare sì, le mani dalla sella, ma non è una cosa così scontata. Ah. Quindi quell'esercizio serve per poter acquisire maggiore equilibrio e autonomia in sella.
Quindi sono piccoli, degli esercizi propedeutici per poi condurre il cavallo da sola. Esatto, sempre esercizi, ma in questo caso il problema della ragazza in questione è solo l'equilibrio? Anche sì. Ok, il problema di equilibrio da cosa può derivare? Dal fatto che uno abbia una labirintite o piuttosto che soffra di quali... No, sono delle disfunzionalità fisiche accompagnate anche da altre problematiche. Ok. Poi loro chiaramente si occupano di tutto in maneggio, come stiamo vedendo. Puliscono il cavallo. Come stiamo vedendo, esatto. In questo momento sta dando da mangiare a Sheila, che è un po' birichina, la sta prendendo in giro perché vuole assolutamente mangiare al più presto il mangime, e quindi l'operatore la sta aiutando a versare il mangime. Adesso, sì. Ma è proprio contento, sì. Eccola lì. Beh, quindi loro si occupano di tutto: pulizia del cavallo, dargli da mangiare e poi lavoro in sella. C'è anche quindi il lato responsabilizzante. Sì, assolutamente, responsabilizzante e socializzante, perché adesso vedete una lezione individuale, però comunque ci sono anche, fanno delle lezioni. Siamo all'altezza della missione. Esatto. Poi è chiaro che tu prima mi dicevi che cosa risolve. Sì. Non è un'attività curativa, tu hai una patologia, vieni e l'equitazione ludico-ricreativa risolve il problema. No, non aiuta, è una medicina. Aiuta a stare meglio. Aiuta la qualità della vita, assolutamente. Anche a livello a livello di socializzazione, a livello motorio, ma anche a livello di aumento dell'autostima, per esempio. Sì. E quindi li aiuta a rafforzare anche il loro carattere, in modo da essere più forti all'interno della società, dei coetanei, degli adulti, eccetera. È importante avere ovviamente degli operatori formati. Assolutamente sì. E quanto è importante la formazione in questo tipo di servizio? Da 1 a 10, 11. E poi non solo la formazione, perché il problema non è, il discorso non è prendere solo il brevetto, ma anche fare il tirocinio, nel senso che volta credo anche nel DNA quelle caratteristiche che ti portano a trovare quella pazienza che deve essere messa in gioco fondamentalmente. Assolutamente sì. Quindi un brevetto si può prendere. Sì, però poi è il tirocinio che ti dice tu sei adatto a fare questo oppure no. Senti, loro sono appagati dopo, vero? Sì. Appagati, sì. Sì, assolutamente. Io la porterò un giorno, così vedrò anche se sarà pagato sereno anche lei, perché secondo me lei quegli esercizi lì mentre va al cavallo così non riesce a farli. Io sono sicuro. Sono difficili, obiettivamente ha ragione lei. No, ma devi stare in equilibrio sopra il cavallo. Lei è già precario quando cammina, che cammina tutto, l'ha visto la sigla? Io non strascico. Lei corre che sembra un po'... Ogni tanto strascico perché sono un po' stagionato. Quanti operatori e quanti cavalli, insomma, un po' di dati per capire anche l'entità dell'impresa, di quello che è poi l'idea che è diventata realtà. Le fatiche che fate ogni giorno, perché credo che il sostentamento non arrivi dalla regione. No, purtroppo no, e i cavalli costano, nel senso che hanno dei costi molto alti rispetto ad altre attività. Noi facciamo tutto voi? Sì. Allora abbiamo 4 cavalli. E per quello che stamattina, quando l'ho detto, dobbiamo tirata giù presto, e lei mi ha detto: no, mi sarei dovuta svegliare presto lo stesso, perché i cavalli mangiano anche il 2 giugno, giustamente. Sì, anche se ho degli operatori, ripeto, mi supportano in questo, però non è l'alzarsi presto il problema. Quindi dicevo, 4 cavalli, 4 operatori qualificati. E niente, i cavalli hanno diverse caratteristiche, c'è qualcuno più alto. Quanti ragazzi vengono invece alla settimana a fare attività? Allora, attualmente sono circa una decina, però in questo periodo siamo in fase calante, perché qualcuno decide magari di andare al mare. E arriva l'estate. Cambi orizzonti. Sì. Diciamo che la collina e il maneggio lo frequenti in altre stagioni.
primavera, sì, in altre stagioni, quando arriva l'estate, sì, un pochino, sì, magari. Però c'è qualcuno che comunque continua a venire anche d'estate. A parte che passeggiate al mare, le passeggiate al mare, per esempio, col cavallo si fanno, sì, però non turistici, non di afflusso. Sì, no, si fanno anche d'estate. Però noi non ci occupiamo di escursioni, perché ci troviamo a Elmas e non siamo vicino al mare. Alla costa, chiaramente, dovreste fare un po' più di chilometri. Quello lo fanno nelle zone più vicine al mare. Allora andiamo in pubblicità. Abbiamo da ottemperare ovviamente con gli inserzionisti e poi torniamo con Barbara per continuare a raccontarci questa avventura o comunque questa missione, perché poi nella vita lei è fa altro, sì. Secondo me questa è veramente una vera missione, e volevo capire anche da cosa nasce l'esigenza di fare questo tipo di lavoro, di seconda attività. Non è proprio il lavoro, perché il lavoro fa l'assistente sociale, però già c'è una base sul primo, cioè l'assistente sociale già porta a capire, però poi glielo chiediamo meglio. A tra poco. Ciao. Sì, 5 volte campione italiano, sì, insomma, di uno sport che si chiama la velocità in montagna, esatto. Con queste macchine che viaggiano in maniera, sono un po' più veloci del cavallo, però il cavallo sale dappertutto rispetto a queste macchine, queste sono in salita e sull'asfalto, il cavallo invece è un carro armato della serie, dovunque riesce a salire. Ci siamo lasciati con la curiosità nel chiedere, sì, ok, l'assistente sociale è la tua attività principale, però poi siccome prendersi cura non solo degli altri, ma principalmente anche del mezzo che ti dà la possibilità di lavorare con questi ragazzi, è una scelta di vita, perché gli animali poi vanno seguiti, come dicevamo, non hanno giorni di festa, ti condizionano, lo vedo io a partire dal cane, hai un cane, certo. E quando fai delle scelte devi farle pensando prima a lei, in questo caso perché è femmina, perché dipendono da te, certo, esatto. Però c'è un riverbero morale di soddisfazione nonostante le fatiche umane. Faccio una domanda che può essere, innanzitutto vorrei una risposta su questo e poi, se rimane sempre sulla stessa sfera, la vita privata ne risente? Bisogna cercare di trovare un equilibrio, ecco, dare delle priorità senza trascurare chiaramente. Bisogna trovare anche chi in qualche maniera ami come te questo tipo di sfera e mondo. Ma non necessariamente. L'importante è la comprensione. Poi A monte, alla domanda che abbiamo fatto a monte, invece la risposta qual è? Cioè il fatto che questo ti abbia spinto poi la passione, ok, ma qual è il motore, il volano? Ma diciamo che tutto nasce dall'esperienza negli anni di lavorare con la disabilità. Poi successivamente è subentrata la passione per i cavalli e quindi dopo aver fatto un corso per abilitarmi a essere operatore equestre per disabili, ho voluto unire le due passioni, insomma, l'interesse per lavorare con la disabilità e quanto e dura i cavalli. Una lezione o comunque allora una lezione seduta. La lezione diciamo che dura mezz'ora. Però ci sono Un tempo decretato dal fatto che poi sarebbe troppo. Sì, sì, sarebbe troppo soprattutto in sella. Persona. Sì, sia fisicamente ma anche a livello di concentrazione. Poi ci sono dei ragazzi che hanno delle disabilità che permettono di stare in sella un po' di più e quindi la lezione dura un po' di più. Però diciamo la lezione è determinata per mezz'ora. Altra domanda da veramente igno fratello di Rante. Il cavallo che qualità ha in più, visto che uno dice perché non hanno fatto questa cosa con gli asini piuttosto che il cammello, per dire, adesso ho detto ovviamente la battuta, cos'ha il cavallo in più? Beh, intanto c'è una tradizione storica del cavallo. Intanto la conformazione che permette di essere montato e il suo passo è armonico, esatto. E trasmette una sensazione di tranquillità e di sicurezza, tant'è che riprende in qualche modo il movimento del feto nel grembo materno, il movimento al passo del cavallo. Sì. Vede che lei dice c'è una tradizione, però è una domanda che fa capire un po' di più anche il significato, e soprattutto mi chiedo chi si occupa dell'addestramento del cavallo per fargli fare ippoterapia, perché
non è che i cavalli nascono e dici no. Ah, ok, sì, sono cavallo, adesso siccome sono cavallo sono predisposto per un po' come no. Tutti nella vita nel momento, nel momento in cui si acquista un cavallo per fare un'attività di questo tipo, intanto deve essere, deve avere una predisposizione mentale, deve essere un cavallo equilibrato, ecco. Poi viene preparato, in particolar modo viene desensibilizzato e abituato a determinati movimenti. Anche da adulto. L'importante è che sia equilibrato, che abbia una certa struttura, perché è fondamentale anche quello. E poi viene, viene lavorato perché si adegui a questo tipo di attività. Domato, come si dice in gergo. No, domato deve essere già domato, deve essere proprio rieducato a questo tipo di attività, e noi utilizziamo l'equitazione etologica per fare questo. Fa differenza o è importante che il cavallo che si utilizzi abbia già magari fatto dei cicli di ipoterapia? Beh sì, si è più avvantaggiati. Cioè, sì. È un po' come dire, arriva, abbiamo, ecco lui, che ne so io, Furia, l'esperto, e quindi sei sicura che con quel, con lui sicura, i ragazzi saranno sicura lo sono finché lo provo però sì, sicuramente si è più avvantaggiati, ha tanta pazienza in genere, il cavallo in genere ha tanta pazienza, dipende, no? Da, è duttile, ma in generale, ma lo come sono. Tutti gli esseri viventi dipende, sì, sono qualche animali, c'è qualche caratterino magari sono animali, quindi sono animali, certo. Sono animali, perdonami, certo. Faccio un esempio parallelo, sì. Ma c'entra poco. Anche nello zoo, dove ieri ho letto questa notizia, vale. All'estero, non ricordo bene dove sia, facevano entrare la gente per accarezzare i cuccioli del leone. Peccato, ma che, no, peccato no. Che il leone ieri, proprio ieri, si sia arrabbiato un attimino, ma e certo. Abbia fatto bistecche di una visitatrice, cioè nel senso se l'hai magnata. Quindi se tu, gli animali devi sempre averci un'attenzione che non certo. È... quella normale è almeno 10 volte di più di quello che tu pensi che loro possano risponderti o possono reagire. Quello che ripeto sempre sia agli operatori, i miei collaboratori, ma anche ai ragazzi, la sicurezza prima di tutto, perché comunque sono animali, loro ti possono anche avvisare prima, tu non riesci a leggerlo, esatto. Ma hanno non possono essere trattati come un uomo, quindi devi avere degli accorgimenti. Quindi ci vuole tanta prudenza per governare gli animali. Chiedendoti per capire un po' tra l'allievo, il cavallo e l'operatore, che figura ricopre l'operatore? Cioè come si inserisce nel mezzo? Beh, la figura dell'operatore è fondamentale, perché si crea un rapporto sia col cavallo, ma il ragazzo deve avere fiducia anche nell'operatore che conduce il cavallo. Certo. Infatti per alcuni ragazzi, per esempio, non è possibile alternare gli operatori, perché si fidano di quell'operatore. Per alcuni che per magari alcuni, hanno delle particolari. Bene, insomma, di tutto questo e anche tanto altro si occupa Barbara De Fraia, che è la presidente della SD Equitazione Speciale. Sicuramente una passione che si è trasformata in una seconda attività della tua vita. È una missione ormai. Però, per come lei, abbiamo detto, una bella missione che ti missione. Porta anche un carico, un peso di responsabilità notevole, però quando si fa con l'amore delle soddisfazioni non si trova fatica a far nulla. Grazie per averci ascoltato. Grazie Barbara. Grazie a voi. Complimenti, grazie. Barbara. Grazie. E chi vuole poi potrà informarsi ovviamente come raggiungere Barbara. Noi abbiamo invece da dare la linea a quei due là. Sì, a quei due. Lasciamo la linea a quei due là e torniamo dopo la pubblicità.